Mentre un po' tutti commentavano le troppe occasioni sciupate ed il pareggio che stava maturando, che sarebbe stato incredibilmente stretto, la Recanatese ha trovato all'89esimo il gol di una vittoria pesantissima che rafforza il terzo posto, obiettivo più che mai alla portata. Non è stato semplice venire a capo di un Avezzano che al Tubaldi si giocava una bella fetta di salvezza. I marsicani ci hanno messo cuore ed impegno, riuscendo almeno a tratti a sopperire all'indiscutibile differenziale tecnico. In difesa però hanno ballato spesso, ma sono stati puniti, ironia della sorte, quando un po' tutti credevano che il più fosse stato fatto. Mai fidarsi però dei giallorossi che dalla cintola in su dispongono di tante alternative e tutte di grande qualità. L'analisi del tecnico abruzzese Gianluca Colavitto. Mister, sconfitta bruciante, tutto sommato avevate tenuto bene il campo, poi c'è stato quell'episodio all'89esimo in un secondo tempo dove tanti rischi non l'avevate corsi. Hai detto bene, veramente è dura da digerire, perché comunque i ragazzi stanno dando tutto, evidentemente non basta, perché bisogna dare un qualcosino in più a livello forse di attenzione, però ci stanno mettendo anima e cuore. Quindi questa sarà una sfida ancora più bella da vincere. Voi siete ovviamente impelagati in questa lotta per la salvezza, che è una sorta di tonnara, no? Dove veramente ogni domenica ci sono anche risultati sorprendenti. Hai detto bene. Io sto vedendo sto campionato dal campo, fino adesso l'ho visto dalla tribuna e non me ne vogliono i colleghi, mi sembra un po' mediocre come campionato, però squadre come la Recanatese, come il Francavilla e il Pineto le avrei volute vedere molto più in alto, e quindi non lasciare a Mateli che a Cesena diciamo, la facilità di percorrere un percorso per vincerlo. Però questo è tutto. Lei frequenta da molto questo campionato, dà qualche chance al Matelica che ha meno due? Ma sicuramente, ma io guarda, osservando dalla tribuna le partite e sulla piattaforma, non so, ho l'impressione che sia un campionato un po' più di livello basso rispetto agli altri anni. Ora lo sto vivendo dal campo e penso di aver avuto la conferma di ciò che pensavo. Cronaca sin da subito molto ricca. Borrelli in splendida forma raccoglie un pallone sul secondo palo, lo rimette al centro per Pera, leggermente troppo alto. Passa un minuto e c'è il gol del vantaggio. Raparo rimette al centro e Borrelli, del tutto incustodito, spara al volo un fendente di destro imprendibile. I padroni di casa sono in totale controllo. Al 27esimo c'è una combinazione per Sivilla, ma quest'ultimo, solissimo davanti a Fanti, tira in maniera fiacca e debole, graziando il portiere. Gli ospiti si fanno vedere poco dopo, con un angolo di Grazioso si smarca Manari, che viene provvidenzialmente murato dalla difesa. Ci riprova l'Avezzano, sempre da corner, Bruni lasciato solo prova una semirovesciata che termina però sopra la traversa. È un fuoco di paglia, lancio di Borrelli per Pera, fermato per l'ennesima volta in fuorigioco, con tante proteste ed anche tanti dubbi. Ancora una volatona di Sivilla, cross ribattuto dalla difesa, arriva di gran carriera Borrelli che ci prova al volo, ma è solo calcio d'angolo. Così, quasi inaspettatamente, i marsicani pareggiano a tempo scaduto. L'arbitro concede una punizione dal limite per un veniale fallo di mano di Nodari. Magistrale la punizione battuta da Manari, che aggira la barriera e batte Piangerelli. La Recanatese schiuma rabbia ad inizio ripresa e colleziona palle gol. Al settimo Raparo si destreggia in area, appoggio per Lombardi che sbaglia la mira da ottima posizione. Decimo, slalom dello sgusciante Dodi, sfera invitante al centro e Sivilla prima e Borrelli poi, vengono contrastati proprio nei pressi della linea fatale. Due minuti dopo ancora Sivilla lanciato a rete, ma la sua conclusione è nuovamente preda dell'incredulo Fanti. L'Avezzano pare prendere le misure all'avversario, che accusa anche un Pera in palese sofferenza. Tutto questo sino all'89esimo, quando Borrelli rimette in area per Pera, Fanti si supera, ma stavolta Sivilla controlla, si gira e di destro gonfia la rete. L'Avezzano non ne ha più e c'è anche il malore accusato da Dosa, fortunatamente senza conseguenze. Quinta vittoria consecutiva quindi per la Recanatese, a cui si può solo rimproverare il concretizzare poco le tante palle gol create. Dettagli però quando alla fine comunque i tre punti si portano a casa. Mister, allora vittoria sofferta, ma l'unico rimprovero che potevamo fare erano le occasioni sciupate. Beh, quest'anno ci siamo abituati un po' a sprecare occasioni, però l'importante, come ho sempre detto, è creare occasioni, perché poi prima o poi la palla va dentro. Diciamo che è arrivato proprio sul filo di lana, però sono contento soprattutto che abbia fatto gol Sivilla, che in precedenza aveva avuto altre due possibilità facilissime per lui e non l'aveva
messa a segno, perciò sono convinto che gli possa dare stimoli e fiducia per il futuro. Perciò è stato un gol importante, frutto comunque di una buona prestazione di tutta la squadra contro un avversario che sapevamo, insomma, che si giocava molto. Sì, no, si giocava tanto, era una buona squadra, una squadra propositiva, come avevo detto in settimana, perciò ci poteva stare alcune situazioni. L'unica cosa che meritavamo di chiudere prima la partita, un po' per delle segnalazioni molto dubbie, per non dire altro, dell'assistente, però quest'anno non so per quale motivo ci capita troppo spesso, però noi abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e alla fine siamo stati premiati. Senti, hai tenuto in campo Pera per 40 minuti nonostante, no, per quello che vedevamo dalla tribuna, era in condizioni abbastanza precarie. Ma no, io penso che se aveva un problema serio non riusciva a stare in campo. Diciamo che adesso valuteremo nelle prossime ore quello che può esserci. È normale che è un giocatore particolare, come quando hai una Ferrari che tutti i componenti devono essere a puntino, e così vale per lui. Insomma, diciamo che deve stare bene al 100%, però insomma, guardiamo comunque avanti cercando l'aspetto positivo, che è quello che comunque anche oggi abbiamo dato continuità a una serie di risultati importanti e che ci ha proiettato comunque in una classifica prestigiosa e anche meritevole di esserci. Sui tanti fuorigioco sei stato bravo a tenere i nervi saldi? No, effettivamente no, perché sono stato richiamato più di una volta, ma però non è più forte di me, nel senso che quando non vedo che c'è la buona fede, questo è una cosa che mi fa perdere un po' la pazienza. Diciamo che errori ne commettiamo tutti, io per primo, però quando vedi che si continua a sbagliare, probabilmente non è solo un errore, ci può essere dell'altro, e me ne dispiace anche perché tanti anni che sono nel calcio, magari non mi piace, insomma, quando vedo certi atteggiamenti.